È un'emozione per me avere fra le mani questa immagine, questa veduta di Firenze, opera in commesso fiorentino. Il commesso fiorentino è un'arte artigiana che affonda le sue radici nel Rinascimento. Oggi le botteghe in grado di praticare con maestria quest'arte artigiana non sono più di 5, si contano sulle dita di una mano. Gli artigiani del commesso fiorentino sono chiamati bonariamente ladri di pietre, perché dalle Alpi alla Sicilia vanno alla ricerca nei monti, sui fiumi, dei materiali che servono loro per realizzare le opere. Sulle tracce dei cercatori medicei e sulle loro tracce che tengono molto segrete. Quando vedo mio fratello tornare dalla cerca dei funghi con il cesto pieno e gli dico: ma dove li hai trovati? Lui mi fa sempre segno da una parte che non c'entra nulla con quella da cui viene, non vuole che io lo sappia. Alla stessa stregua, i cercatori di pietre del commesso fiorentino si tengono per sé i propri segreti. Quando le pietre sono portate in bottega, in laboratorio, c'è la ricerca della macchia, dell'ombra nella pietra, per far sì che sia la pietra stessa a dare la pennellata al quadro. La ricerca della sfumatura. Segue il taglio, l'incollatura con cera d'api e pece greca. Le immagini che vengono realizzate sono paesaggi, ma con l'avvento dell'arte contemporanea anche raffigurazioni prima impensabili. Il commesso fiorentino è una delle più antiche arti che si praticano ancora in Italia. Sono pochi, sono come delle foche monache, sono come le tigri del Bengala. Proteggiamolo.